possiamo continuare la nostra avventura da dove ci siamo fermati ieri sera. Ci siamo fermati in una zona particolare, perché questa parte ricorda molto Final Fantasy IX. Infatti praticamente dobbiamo reclutare i nostri fanti, dobbiamo reclutare praticamente i nostri soldati, che come peculiarità devono avere la fascia al braccio così come ce l'abbiamo noi, e organizzare la parata per successivamente ricevere l'encomio presidenziale e quindi avere la possibilità di mettersi a tu per tu con Rufus Shinra. Quindi direi che possiamo cominciare. Qua ce ne sono diversi. Ah, ma vengono indicati. Questa si è vista anche nella parte della demo, dove adesso noi praticamente raduneremo i soldati e poi saranno praticamente a nostra disposizione. Vabbè, se sono a gruppi così dovrebbero essere anche abbastanza facili da individuare. Come suggerimento abbiamo avuto anche la... ecco, vedete, già loro si stanno iniziando a preparare, no? Vedete, stanno iniziando a fare... Ecco, vedete, stanno praticamente... agli ordini, capitano. Vedete, praticamente sono alla mia mercé. Come suggerimento abbiamo avuto anche quella di cercare nei bar, perché comunque alcuni dei soldati praticamente si sono andati a caricare prima della parata e quindi sono andati a bere un pochettino. O la stessa scena come nell'originale, dove Rud entrava praticamente nel... Oddio, anche il saluto personalizzato. Ah, tra l'altro non avevo notato l'insegna The Glabrescent Bar. Il bar per i glabri, praticamente. Il bar per i pelati. Ok, perfetto, ottimo. Ecco, qua ci sono altre truppe. Ma con queste però non mi fa parlare. Ah, ecco, vedi, qui c'è il capitano. Non lo riconosce nessuno il capitano. La comandante di ieri, ragazzi, tanta roba la comandante di ieri, incredibile. Sì, era una stangona. Tipo altra 6 metri. Ecco, lucido luccica è il tuo sol. Voi sono tutti pelati. Ah. Ryuda-san, onegai shimasu. Koko wa hajimete ka? Ai. Koko de nomu nara mazu wa metto o toru nda. Bello quello, lo sfregamento. もしかして伸ばしてるんじゃないだろう。待ってくれ。この人は俺たちの隊長だ。隊長、ここはちょっと特殊な酒場でして、メットのままじゃダメなんです。 自由時間は終わりだ。全員外へ出ろ。 了解しました。 Vedi, hai radunato un altro gruppo. Tra l'altro Rud che è lì come nell'originale, perché anche nell'originale c'è la scena dove Rud praticamente è seduto al bar, solo che qui l'hanno fatta un po' più simpatica la cosa, perché hanno messo praticamente il... hanno praticamente reso il bar per pelati, no? The Glabrest, bellissima questa cosa.
Allora, qui ci sono, qui c'è un altro gruppo, però prima vediamo le materie, sono curioso. Scusi, dove sono i pelati? È vero, è vero, la scena mi è sembrata molto simile. Allora, ci sono carte? No, non vendi carte, allora niente, non mi servi. Se non vendi carte non me ne frega niente. Non desco. Sono metto a. Mina, taicho da. Seretsu. Parade 会場まで ore ga sendou suru. Zeiin, ato ni tsuite koi. Ritto. Giustamente Cloud sa come funziona, diciamo, sa come funziona la fanteria, proprio perché lui comunque era un fante, quindi riesce in un qualche modo a gestire la situazione. Oh, Red che è stato preso di... l'odore, ovviamente. Ok, la locanda. Ma dovrebbe esserci anche... Ah, ecco, vedi, centro commerciale primo piano. Esattamente, io stavo cercando questo. Perché qui doveva esserci praticamente poi il piano terra, dove addirittura ai tempi nell'originale si prendeva la materia eclettica, la prima materia eclettica. Solo che qui, ecco, vedi, qui ce n'è un altro di... Oddio, gli sta facendo la foto veramente. Con il cartellone di Rufus. Ah, il pannello presidenziale, che sarebbe forse come la miniatura dei soldati nell'originale, che c'erano la miniatura dei soldati. C'era l'oggetto raro che era la miniatura dei soldati. Qui probabilmente l'hanno sostituita con questa. Che, oddio, ci sta come cosa. Ah no, però vedi, qua hanno fatto... Ah ok, l'hanno resa praticamente come se fosse una struttura unica. Che figata, madonna, Junon l'hanno fatta bellissima pure. Ecco, vedi, questa è una struttura molto moderna in realtà come città. Vedi, mi piace come l'hanno interpretata, perché non è una città vecchio stile, ma l'hanno interpretata proprio come se fosse una città moderna. Qui c'è un altro gruppo. Quello che si doveva sposare. C'era il soldier che si doveva sposare. C'era anche nell'originale il soldier che, se gli parlavi, ti diceva... non mi ricordo se era il soldier... Oddio, sì, doveva essere uno dei soldati che ti diceva che si doveva sposare a fine anno, quello che era. Distaccamento di Juno, un'accoglienza. Ah, ecco, vedi, qua è dove c'era la sala d'allenamento? Ah, è di magazzino. Vediamo qua cosa c'è. No, 1500 kill. Qui stanno... i modellini dei soldati! おきぎしてもよいでしょうか。本日のパレード、フォーメーションはどうされるつもりですか。ああ。え、オッディオ。コンディションや状況を見て判断する。心配は無用だ。お前たちは俺について来ればいい。分かったら、すぐに外へ出ろ。 Vedi, qui ci sono i modellini dei soldati. Questi qua c'erano anche nell'originale. Frutto del pianeta, anche questo è utile per il crafting. Vediamo. Beh, potrebbe essere che magari durante il viaggio della nave c'è l'intermezzo con un po' di storia di Zack. Ci starebbe in realtà come cosa. Ci starebbe. Però vediamo, cambia formazione, ecco, di partecipanti, riserve.
Formazione Ifrit. Prima esibizione. Appassionata esibizione che dimostra grande ardore e ardimento. Quantità di pressioni media. Vedi, questi sono difficoltà Ramu. Elettrizzante esibizione pensata per entusiasmare gli spettatori. Formazione Shiva, esibizione da brividi, se eseguita con la necessaria freddezza. Quantità di pressioni media, include pressioni prolungate. Però se faccio gli antisommossa tipo così e così, e li sono collegati. Bonus formazione 3. I civili non possono eseguire. Ma io non sono un civile. Come ti permetti a dirmi, a darmi del civile? Ah, vedi, qua ci sono altre. Ah, vedi, qua non ce l'avamo andati. Ecco, vedi, qua ce ne sono altri. Che vuoi? Yeah. 自由時間終了。外に出るんだ。Ok, e ne abbiamo trovati un altro. Oh, c'è Elena. Quella al bancone è Elena? Sì, è lei. Peccato che però non l'hanno fatta come su Ever Crisis. Cioè, sinceramente, Elena su Ever Crisis è veramente buona. Invece qui hanno usato il modello simile, praticamente sembra Tifa in faccia. Ecco, qua ce ne sono altri. Forza, muovetevi. Finite le interviste, mi dispiace. タイチョウさんでしたか。失礼しました。ちょうどよかった。少しだけインタビューさせていただいてよろしいでしょうか。いや、今回のパレードは激戦が予想されますが、秘策などがありましたら教えてもらえませんか。ああ、隊長、さすがです。 Quelli li seguono. Ok, mi mancano gli ultimi. Anche perché vedete, noi praticamente fino a 5 già potevamo fare l'esibizione, mentre invece adesso con la scusa che li abbiamo presi tutti, probabilmente abbiamo più possibilità. Oh, e qua ci sono gli ultimi. Perfetto. Ma nel frattempo ci fottiamo tutte cose. Scusatemi, io qua però sono un po' ludopatico, quindi mi dovete dare un po' di oggetti. Infuso rapido. Forza. Il bello che mi parlano così, tipo levati di mezzo, poi si accorgono. Oh, il capitano, mi scusi. E si cagano nei pantaloni, praticamente. Ok, settimo fanteria, trofeo guadagnato. Infatti, vedi? Giustamente immaginavo ci fosse l'obiettivo per radunarli tutti, era ovvio. Cioè, proprio scontato. Scontato come la bellezza di Sephiroth. Allora, sistemiamo ora sta formazione, perché ecco, vedete? Praticamente io posso fare anche un bonus di tutti i soldati. Vedi, bonus formazione 4. Vedi, difficoltà 1. Nel senso, vedete che scende
Vedi, quantità di pressione ridotta. Però scusa, facendo così... Cioè, se io dovessi fare tipo, che ne so, così, per esempio... Vedi, diventa difficoltà 2. Quindi diventa, cioè... Funziona che più di, cioè, più difficile è... E meglio è... Oppure... Perché qui tecnicamente... Cioè, bisognerebbe capire... Ecco, vedi, difficoltà qui per esempio 3, ma non ho nessun bonus. Mentre invece tecnicamente il bonus dovrebbe essere una cosa a favore. Elettrizzante, si pensione, pensate per entusiasmo dei spettatori, quantità di pressioni elevata. Vedi, perché mi dice... Perché se... infatti, perché io sto pensando che se si ottiene qualcosa in base alla difficoltà, mi conviene fare questo. Quindi fare tutto difficoltà praticamente elevata, difficoltà massima. E quindi ottenere... E quindi dare il massimo praticamente. Però se metto tutti i soldati, per esempio, vedi, mi si riduce la quantità e mi dà anche bonus formazione 4. Che però non so cosa significa il bonus, bonus formazione 4. Allora, aspetta, devo vedere se me lo spiega, c'era il coso delle spiegazioni. No, non c'è il coso delle spiegazioni. C'è soltanto dettagli, vedi, fai rapporto. No, non c'è il dettaglio. Ecco, vedi, qua è di difficoltà. Oh, va bene, teniamo così. Non ho idea se effettivamente conviene appunto la difficoltà più bassa o la difficoltà più alta. Io immagino che comunque, essendo pur sempre un RPG, o comunque più alta è la difficoltà, maggiore sarà la ricompensa. Oddio, Barrett. Il marinaretto Barrett. Con l'uncino. Kawaii. Kawaii. Vabbè, immagino che appunto più difficoltà mi dia una ricompensa migliore, quindi vabbè. La proviamo così. Vabbè, io faccio un salvataggio perché non si sa mai. Midgar 第7 Hohei Rentai, tochaku itashimashita. Kondo wa maniatta you da na. Parade ga hodonaku hajimaru. Kokoro nokori wa nai daro ne. Sì, tutto pronto. Il discorso motivazionale.
世界中が注目する中、更新することになる。そして、我々の肩にはミッドガル市民の期待がかかっている。失敗は許されないだろう。しかし恐れることはない。隊長が先頭に立ち、皆を引っ張ってくださる。我々は隊長を信じついて行けばいいのだ。ですよね、隊長。ああ、最後に決めて。俺たちは優勝するためにここに来た。もちろん社長賞もいただく。それ以外にこのパレードのゴールはない。イエスだ。俺たちは誰にも負けない。イエスだ。俺たちは最強だ。イエスだ。È entrato nella parte. Bellissimo. è entrato nella parte. Bellissimo. Sai chi utta no aizza? 5 年前であります。今日の式典で撃て。しかしながら、バカ、この大砲の射撃演習は休止中です。部隊との停戦条件の一つですから。時代が変わったことを教えてやれ。さすがは若、素晴らしい。ドンパチは気分が高揚しますからな。社長、そろそろお時間です。Quindi lo sparo del cannone era una delle motivazioni della tregua con Wutai. Ora capisco la scena con il tipo incappucciato che sorrideva sotto i baffi quando Rufus spara col cannone, perché si ricollega alla scena di ieri. Tadaima, watashi wa Eljuno ni kite orimasu. Dove appunto Rufus ha ricevuto queste pressioni esterne per continuare la guerra con Wutai. E là c'è Roche. My brother. Che è Naudi. Kokode Rufus shinshachou no toujou desu. O kiki itadakemasu de shou ka? Kono kansei. Otto, dou shita no de shou? Ecco. さあ、新時代の幕開けだ。撃てやー。 E questa è la scena del trailer. なんということでしょう。ジュノンのシンボルである魔光キャノン砲がなんと発射されました。Ecco, vedi? E qui adesso tutto è andato come previsto. Dice, il mio lavoro qui è finito. Eljunon de kaisai chuu no parade mo tsugi ga saigo no butai to narimasu. Midgar no seiei, dai 7 hohei rentai no toujou desu. Taichou wa chikuru. Eccoci qua.
ミッドガルの復興を後押しするため必ず社長賞を持ち帰ると。果たしてどのようなパフォーマンスを見せてくれるのか、ミッドガル第7歩兵連隊にご注目ください。左向け、左フォーメーションチェンジ。まだまだいけるはずです。軽やかな動きですね。これは目が離せません。最終演武始め。No, perché? Era giusto però. Minchia, però sti cambi di inquadratura sono delle infamate. Peccato, vedi? Ottimo. Vabbè. Però questo sembra tipo i nobili di Final Fantasy 9 che devono essere soddisfatti. Vedi, però il risultato difficile mi ha dato comunque tanto punteggio. Olè. Qui l'abbiamo fatta perfetta. Midgar 第7歩兵連隊のセカンドパフォーマンスが終了しました。現在il disturbatore. E degli scontenti ci sono lo stesso, anche se fai perfetto. Quindi non si può fare tipo perfect score. Però vedi, fare la difficoltà più alta ti dà molto più punteggio. No! Perché me l'ha dato nullo? Porca troia. Anche perché ha tempo di musica. Quindi non è difficile. Mi ha dato nullo, ma perché mi ha dato nullo? Niente, siete dei maledetti infami. Vabbè, dai, meglio di niente. K abbiamo superato. O chiki kudasai. Midgar 第7歩兵連隊に。Marenばかり
りの拍手と歓声が送られています。彼らのパフォーマンスは神羅の歴史に刻まれることでしょう。果たして社長賞はどの舞台が手にするのか。注目の表彰式はこの後すぐです。Qui nel frattempo, ecco, è bella la suoneria. Hai, daijoubu desu. Kanshi ni wa kizukare te imasen. Yasuru to hanashi o suru. Omae wa kuromanto no wei. Ah, vedi, voglio parlare con loro. Quindi loro li stanno facendo fare apposta. Cioè, vedi, anche se li hanno notati, non stanno intervenendo. Zeng ha un rapporto particolare con Eris. Anche su Ever Crisis si vede. Lui, diciamo, non è tanto innamorato. È come se lui si sentisse un fratello maggiore. Perché l'ha protetta fin da quando era bambina. それでは、これより表彰式を執り行う。まずは総合部門より最優秀パフォーマンス賞を発表する。 最優秀パフォーマンス賞は。 abbiamo vinto. Migliore esibizione, trofeo guadagnato. La capitana che giustamente è eletta come miglior waifu. Vedi, mettere la difficoltà più alta giustamente mi ha permesso di fare più punteggio. Della Tifa, la simpatia di Tifa e di Eris è cambiata, tra l'altro. まずは 感謝の意を表したい。 この中継を見ている者の中には新たな社長が私のような若造で不安に感じている者もいるだろう。しかし私は断言する。神羅カンパニーは永遠であると。 我々は今多くの問題に直面している。世界は変わらなければならない。古い殻を脱ぎ捨て勇気を持って進まなければならないのだ。今日がその第一歩となる。私が道を示そう。恐れずについてきてほしい。皆約束の地にたどり着けるまで高潔で揺るぎない精神を持って責務を全うすることを。 parole incredibili.
それでは社長賞を発表する。Dai che abbiamo vinto l'encomio presidenziale. Midogaru, dai nana hohei rentai. Ale, la simpatia di Tifa e di Eris è cambiata. E anche l'encomio della capitana abbiamo vinto, mi sa. Abbiamo vinto anche l'encomio della capitana. それでは隊を代表し、そこの3名上がりたまえ。Vedrei. Salite qui sul palco. キデンたちの力強いパフォーマンスをたたえ、ミッドガル第七歩兵連隊に社長賞を授与する。おめでとう。ルーファウス社長が隊員たちに耳合いの言葉をかけています。対する隊員たちは万感。Ecco, ora può parlare liberamente. この者たちと直接話をしたい。放送を止めてくれ。Tutto secondo i piani. さっさと動かんか。どうなってんだ。すまねえ、ちょっと通してくれ。待て、見ろ。Yuffie che fa la cameraman. Oi, oi. Nani suru ki da? せっかくの晴れ舞台だ。メットを取ったらどうだ。クラウドストライフ。素晴らしいパフォーマンスだった。さすが慣れたものだ。Chissà se cambiano i dialoghi se perdi o fai l'esibizione peggiore. Sarebbe da vedere sta cosa. Sagare. Shikashi waka. Bisognerebbe vedere se cambiano qualcosa. Sarebbe figo da vedere. 少々調べさせてもらった。なかなか興味深い経歴だ。気に入ったよ。そこでだ。私と取引をしないか。私はミッドガルの復興に集中しなければならない。市民の生活が元に戻らなければ、シンラは大いに信頼を失うことだろう。その事業に集中するために、面倒な雑事を切り離したいと考えている。どういうことだ。親父の代から引き継いだ負の遺産、本社ビルから奪われた古代種の奪回、奪われた研究素材の回収、そしてアバランチの逮捕と処罰、それらすべて私にとっては雑事だ。できることなら解放されたい。もう私たちを追わない、そう言ってるの？ああ、もっとも市民感情までは操作できない。しばらくミッドガルには近づくな。私ももういらない。シンラは変わる。取引だと言ったな。条件は？セフィロスを任せる。古きシンラが生み出したモンスター、過去の遺物、
処分したいところだが、社内の調整が面倒だ。受けてもらえるかな。Che tra l'altro questo, questa cutscene è veramente fantastica, perché spiegherebbe tante cose. Areva Sephiroth no itte mireba bunshin. Oeba Sephiroth honnin. Spiegherebbe il fatto di come noi non siamo più ricercati a Costa del Sol. Spiegherebbe il fatto che appunto la tensione viene un po' ridotta. Spiegherebbe l'allontanamento da Midgar. Cioè, spiega praticamente tutto quello che succede anche nell'originale, fondamentalmente. Quindi è veramente. Veramente figa come interpretazione della storia. Come reinterpretazione della storia, anzi. Il cambio di carattere di Rufus che vediamo in Advent è anche significato da quello che abbiamo visto ieri, dal colloquio dell'uomo incappucciato, quindi... Però questa scena è veramente figa perché spiega proprio questo disinteresse improvviso della Shinra nei confronti di tutti quanti, cosa che nell'originale non ci fai neanche quasi caso, perché non vivi l'essere braccato. Cioè, nell'originale tu esci da Midgar, vai a Calm, vai alla fattoria, vai alla caverna e fai tutto praticamente in maniera lineare, senza quasi, diciamo, una logica o senza una spiegazione quasi di quello che stai facendo. Qui invece si è visto che eravamo ricercati, che eravamo praticamente braccati dalla Shinra, e ora grazie a Rufus viviamo tranquilli. Ma è solo grazie a Rufus che riusciamo ad avere questa tranquillità, cosa che non è scontata. Quindi molto molto figa come interpretazione. Sonon, ti rivedremo, Sonon, tranquillo che ti rivedremo. Concentrazione su Rufus. Quando il bersaglio da colpire è distante serve concentrazione. Prendi la mira con L e quando l'obiettivo è centrato premi X con tempismo. Ripetendo questa operazione potrai lanciare lo shuriken. È come con le freccette praticamente. È la stessa cosa che c'è nelle freccette. これがお前たちの答えか。いや、これは。なめるなよ、ドライヌども。バカ、ヒナを。襲撃者を見つけ出せ。Ecco. E questo potrebbe spiegare le ostilità effettivamente della Shinra, però. Diciamo che ha mandato tutto a puttane, ma fondamentalmente quello che ha detto Rufus prima è corretto. Però diciamo l'accordo resta in realtà. L'accordo resta perché comunque loro non possono gestire Sephiroth, e lo sanno che non possono gestire Sephiroth. Quindi devono necessariamente lasciarlo a noi. Ora infatti ho i soldati con me nel party. お言葉ですが隊長。
襲撃者とその仲間は我々に紛れ込むため遅くにも変装しているという情報があります。うん、お一人では危険ですから我々もお供します。ミッドガル第7歩兵連隊は一心同体です。いや、襲ってくるものがあればたとえ同じ兵装でも敵とみなして戦うしかありません。ああ、そうだ、信用できるのは仲間だけです。Infatti ora il party è composto con i soldi, è quella parte che si vede nel trailer. In prima linea con il settimo. Raggiungi il porto insieme a 5 fanti scelti del settimo reggimento e fai in modo che non perdano la vita negli scontri. Bellissima. E devo fare la scorta.